Ciao. Ciao ragazzi, non è un post partita, cioè non parlerò tanto del post partita perché indosso questa maglia, ragazzi. La mia ultima maglietta Edibal risale addirittura al 2018, non ho una collezione ancora vastissima, vorrei ampliarla nei prossimi anni. La mia prima maglia che ho avuto sul calcio è proprio anche questa di Dybala, ragazzi, ve la faccio vedere. Rigorosamente non vera, con la scritta campioni al posto di Juventus, Dybala 21. Comunque, questa è la seconda maglia, se non sbaglio, è la 2017-2018, stagione in cui Dybala proprio prese il 10, iniziò, se non sbaglio, tipo fino a boh, settembre-ottobre, anzi non settembre-ottobre, forse anche fino a novembre col 21 sempre, poi prese la maglia numero 10. Ragazzi, è veramente un video che non avrei mai voluto fare perché se ne va uno dei miei idoli, ragazzi, sia lui che Giorgio Chiellini. Io sono cresciuto, ragazzi, pane, calcio e Juve 2017-2018 e quella roba. Sono veramente dispiaciuto nel veder partire il giocatore che mi ha fatto appassionare a questo gioco. Ero juventino, ragazzi, sin dalla nascita. Papà, babbo, chiamatelo come volete. E Juventino. In famiglia non seguiva praticamente nessuno il calcio, ma comunque fede juventina alla fine è normale che vai a tifare anche te Juve. E Dybala mi ha fatto appassionare a questo sport. Mi ricordo come se fosse adesso proprio i due che oggi hanno abbandonato purtroppo, la Juventus, ovvero Dybala e Chiellini, che segnano in quel magnifico, ragazzi, la partita più bella che io abbia mai visto della Juve, ovvero ce lo ricordiamo tutti, ragazzi, Piccinini che impazzì 2017, il primo gol e poi il secondo, la giocata, il primo la giocata, poi la sterzata e poi il secondo, il dribbling umbriacante, gol dove non mi ricordo chi ci fosse in porta, probabilmente Ter Stegen non poteva arrivare, ma Thiago in quella partita fu ubriacato insieme a Vermaelen, forse c'era. Poi ci fu anche il gol di King Kong che andò di testa, me lo ricordo ancora, ragazzi, l'esultanza a petto da parte di King Kong, Chiellini. Questo, ragazzi, non è tanto un post partita perché della partita me ne sono anche dimenticato, ragazzi. Non me ne poteva fregare di meno. Detto chiaro e tondo, la partita non me ne è fregato niente. L'ho guardata, sì, l'unico fatto su cui io non sono d'accordo è il convalidare il secondo gol, perché per quanto mi riguarda non c'era, c'è fallo su Cuadrado. Alla fine abbiamo regalato l'Europa League ai poveri lazialotti, quindi lasciamo il terreno ai poveri. Ovviamente, ragazzi, sto scherzando, prima o poi lazialotti ci vendicheremo per lo scudetto perso sotto l'acqua di Perugia, ma comunque quello è un altro discorso. Comunque, mi ricordo quella, ragazzi, di Dybala, ci ricordiamo tutti la stagione del 2020, quella del Covid, in cui Dybala brillò. Secondo me, ragazzi, è stato gli ultimi. Il Covid l'ha cambiato, perché già da quando era tornato dopo il Covid non era il Dybala della prima parte di stagione, fu premiato, però forse era stata la sua migliore. Comunque non è che andasse male, anzi, faceva stagione addio. Fu premiato, se non sbaglio, MVP della stagione. Abbiamo visto anche un piccolo saluto tra forse l'allenatore che l'ha saputo valorizzare meglio, ovvero Maurizio Sarri e Paulo Dybala. Sono certo, ragazzi, onestamente, che da una parte le parole di Dybala, quelle ovvero non pensavo che saremmo rimasti più a lungo insieme, penso siano abbastanza vere. Vi ricordo una cosa, Allegri in Agnelli out, per chi se lo fosse dimenticato. Comunque penso che vero o non vero qualcosa di vero c'è. Potrebbe essere stata una strategia per poi far arrivare, chi lo sa, si sta parlando tantissimo di Pogba. Io spero a sto punto che arrivi, però ragazzi, lo vedo difficile, però mai dire mai. Visto che adesso non abbiamo più il possibile ingaggio, adesso non mi ricordo quanto prendesse Dybala adesso, ma se non sbaglio circa 8, 6, 7, 8 milioni a stagione, che sono comunque tanti. La miglior stagione di Dybala, ragazzi, ve l'ho detto, è stata quella del 2020, del Covid.
ma quelle in cui proprio la Juve, ragazzi, era migliore. Ci ricordiamo anche quella del 2012-2013, se non sbaglio, quella dei 102 punti in cui la Juve, 13-14, scusate, in cui quella, anche quella Juve era veramente devastante, però secondo me, ragazzi, gli anni d'oro della Juve sono stati proprio i 2016, 2015, 2016, 2017. Poi dal 2018, ragazzi, un minimo di crollo e fino al 2019 che comunque, ragazzi, fino al 2020 non dico che ci siamo portati tutti gli scudetti a casa con tranquillità, perché anche quello del 2020 fu molto lottato con una Lazio che si stava proponendo per tornare campionessa d'Italia o campione d'Italia. Un Inter là che andava a fare da fretto sul collo. Quelli del 2017 e del 2018 molto lottati. Il primo, ragazzi, me lo ricordo che fu svoltato dal gol di Zaza. Il secondo, ragazzi, che poi, non lo so, dopo Firenze si abbandonò l'ipotesi scudetto anche per quell'anno per il Napoli. Il primo scudetto che probabilmente è stato anche un po' segnato dal gol di Montari. Stiamo facendo veramente un viaggio troppo lungo. Per quanto riguarda, ragazzi, King Kong, non so cosa dire, un vice capitano, un capitano perfetto. Non so, ragazzi, se si ritirerà. Da ciò che so, andrà in una nuova squadra di Los Angeles, ovvero i Los Angeles FC, che ancora, se non sbaglio, non esistono. Comunque, non penso, ragazzi, si ritirerebbe, si ritirerà. Questa è stata l'ultima partita allo stadio di Dybala. Di coso di Chiellini. Sono certo, ragazzi, però che saremo là contro, come si dice, non mi viene adesso chi dobbiamo sfidare alla prossima. Comunque la Fiorentina, ecco, saremo là all'Artemio Franchi. Penso che, ragazzi, che i tifosi ospiti saranno abbastanza per salutare ancora una volta. Coincidenza vuole che proprio Chiellini saluterà dopo è tutto iniziato. La Fiorentina, ce lo ricordiamo, è passato in prestito al Livorno. La Fiorentina, lo vendete per 7 milioni e 700 mila euro, che adesso sembrano pochi, ma per l'epoca non erano fatti pochi per un tipo 23enne. Lo vendettero e arrivò la Juve, dove ha fatto storia, ragazzi. Anche lui, avuto la fortuna, ragazzi, di assistere a. La Juve ha dei capitani veramente grandi capitani, Alex Del Piero, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini. Spero, ragazzi, che in futuro ci possa essere anche un nuovo capitano come loro. Chi lo sa, Miretti magari, un De Ligt anche perché, okay, che è straniero, ragazzi, non è una discriminazione ovviamente, ma vedere un italiano e vedere uno straniero, sapete che fa sempre più piacere vedere magari il capitano super italiano. Perché io non so, ragazzi, chi sarebbe il capitano adesso, perché mi verrebbe da dire Bonucci, ma ci ricordiamo in estate cosa disse Allegri quando gli chiesero perché il vice capitano è Bonucci. Il vice capitano è chi è da più tempo nel club. E quindi in questo caso. So che vi starete per ridere in faccia, ma questo premierebbe Alessandro come capitano. Non ne ho idea, ragazzi. Non penso che Bonucci sarà il prossimo capitano. In caso, penso che sarà Dalilo e vice De Ligt. Non ne ho idea, ragazzi. Sono veramente dispiaciuto. È veramente brutto vedere andare vice capitano e capitano. Via. Tutti una botta, non eravamo pronti. A quello del capitano, purtroppo, anche lui sì, eravamo abbastanza pronti. Mentre invece Dybala è stata non una decisione presa da come per ad esempio Chiellini, ovvero quella di smettere con la Juve di volersi andare a svernare in America o con ritirarsi, non è stata una decisione presa dalla società, ma da lui. Dybala probabilmente è stato forzato anche un po' dalla società. Io, signori, vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.